Oggi sono a casa di Ilaria! Yuhu! La mia amica Ilaria, polvere di riso, che sicuramente conoscete. Comunque, se non la conoscete, vi lascio tutti i link sotto nel box informazione. È qui sulla i. Lei è bravissima, meravigliosa. Grazie. Abbiamo fatto una ricettina in collaborazione, quindi oggi vi presento la mia. Per vedere la sua alla fine del video lascio il link anche sotto nel box informazione. E intanto vi lascio quindi la ricetta. Fantastica! Ciao! Per preparare questi biscottini ho usato 120 g di farina integrale di riso, 30 g di farina di castagne, 20 g di fecola di patate, un uovo, un cucchiaio di miele, 50 ml di olio di semi di girasole, un cucchiaino di lievito vanigliato. Per prima cosa ho setacciato le farine, la fecola e il lievito. Aggiunto l'olio, l'uovo e il miele e mescolato con le mani. Formato un panetto, l'ho avvolto con della pellicola e messo in frigo per mezz'ora. Trascorso il tempo, l'ho tolta dalla pellicola e l'ho stesa fra due fogli di carta forno abbastanza sottile, all'incirca 2 mm. Poi con un taglia biscotti rotondo ho formato un numero pare di biscotti. Una metà li ho messi sulla teglia, le altre metà le ho messe poi sopra ognuno, in questo modo. Quindi con un taglia biscotti sempre rotondo ma più piccolo ho ritagliato la parte superiore togliendo il centro. Quindi con le dita ho fatto aderire meglio il cerchietto sopra premendolo leggermente. A questo punto inforniamo a 180 gradi, forno già caldo, per 15 minuti circa. Ed eccoli belli dorati. Ora passiamo alla parte un pochino a piacere. Io li ho riempiti, alcuni con questa meravigliosa crema di nocciole della ProBios, 100% nocciole, meravigliosa. E l'altra metà con una marmellata di soli fichi, veramente buonissima, di solo frutta. Ed erano veramente buonissimi. Naturalmente potete scegliere il ripieno che preferite. Eccoci qui! Ciao. Io spero che la ricetta vi sia piaciuta. Mi raccomando, in quel caso, yuhu, grazie! Pollice in su, pollice in su, voglio vedere pollice in su! Io spero quindi che vi sia piaciuta. In quel caso, mi raccomando, il like al video. Iscrivetevi al canale per non perdere tutte le ricette. Mi raccomando, iscrivetevi anche al suo, che è un bellissimo canale, grazie, stupendo. Io l'adoro. E siamo compaesane. Esatto, tutte la mano. Mica scherzi. E niente, io vi ringrazio. Un bacio grande e alla prossima ricetta. Ciao!